Oggi il programma prevede la realizzazione di alcuni diciamo, accessori per il surcasting, che sono microattacchi, snodi, travetti per il surcasting vero e proprio, senza fare il trave di nylon. Adesso noi realizzeremo uno dei travetti che va a sostituire. Queste barrette purtroppo non si trovano perché queste sono barrette per la saldatura, servono per la saldatura di acciaio inox e da un millimetro è difficile trovarle. Io ne ho acquistate le ultime forse che ci sono sul mercato, ne ho acquistate circa 300 euro di queste barrette, appunto perché faccio tanti piccoli accessori che mi servono anche per il domani, insomma. Il filo della saldatrice non va bene perché... Quello... filo della saldatrice no, perché acciaio inox sì, però è avvolto, bisogna drizzarlo, poi bisogna vedere la durezza che ha, se è morbido oppure no. Va bene, realizziamo un travetto, scusate, mi metto gli occhiali perché sennò non ci vedo. Facciamo un occhiello, vedi? Dopodiché questo occhiello lo addrizziamo, tagliamo quanto ne occorre, ecco, circa 8-10 cm, ok? Prendiamo una girella, la inseriamo qua dentro, stringiamo, dopodiché prendiamo un tubetto termorestringente, un pezzettino, circa 1,5 cm, e lo inseriamo qua dentro. Questo va a tenere ferma la girella. Con l'accendino lo facciamo restringere e ci tiene la girella in linea con il travetto. La parte esterna sarà quella che farà ruotare il cavetto per eliminare le torsioni. Ok? Una volta fatto questo, prendiamo una perlina, in questo caso faccio così, faccio prima, prendiamo una perlina, ce la mettiamo, bene? Poi prendiamo una girellina piccola, queste è difficile prenderle perché sono girelle, scusate, talmente piccole. Sono talmente piccole che bisogna prenderle con una pinza. La inseriamo dentro il travetto. Ci mettiamo un'altra perlina. Ok? A questo punto noi abbiamo fatto un joint. Ok? Cioè perlina, girella, perlina e un joint che scarica le torsioni. Poi prendiamo un tubetto di quelli un po' più rigidi, che si restringe un pochino, è un tubetto di plastica, lo inseriamo qua dentro. Bene. A questo punto facciamo un fast clip che va per contenere il piombo. Ok? Ora inseriamo il piombo qua dentro, lo fermiamo con il tubetto. A questo punto noi abbiamo fatto un joint che scarica le torsioni durante la pesca. Libero. Ora che succede? Senza essere... libero. Questo come va collegato? Va collegato sullo shock leader che noi adesso simuliamo, tramite un fast clip che noi realizzeremo. Ok? A questo punto noi abbiamo realizzato un fast clip. D'accordo? Lo inseriamo nello shock leader,
mettendo sempre un tubetto per non farlo, dove andate? Per non farlo fuoriuscire. Allora, qui facciamo un nodo, in questo caso facciamo un nodo molto semplice che assomiglia un pochino al, beh, non so come definirlo, al Albright. Mi manca un pezzo. Questo è sempre un fai da te, è un tira sciogli nodi. Prendiamo qui, tiriamo e il nodo è fatto. Tagliamo. Ora rimettiamo questo che è fuoriuscito. Inseriamo. Inseriamo il travetto nello shock leader. Chiudiamo. E noi abbiamo fatto un terminale pronto per la lunga distanza. Questo quando vola, con la scia dei fluidi che lascia il piombo, non incide per niente nella resistenza all'aria, perché i fluidi del piombo che vola si chiudono dietro a questo fast, ok? Si chiudono dietro al travetto e al fast grip e non vanno ad influire sulla distanza. A questo punto lanciamo il terminale. Sarà libero da un metro, due metri, 50 centimetri, quello che è, sarà libero di lavorare senza ingarbugliare più di tanto. Oh, è chiaro che le correnti devono essere laterali del mare, perché se sono correnti dritte che provengono da Libeccio, dritte a noi, in questo caso è possibile che il terminale si va a sviluppare addosso allo shock leader, come in tutti i travi, capito? Questo è uno. Caso di abboccata, quanto? Oh, questo l'abboccata. Quanto è sordo questo? Oh, è sordo in base alla diciamo al traino del pesce. Pesce è chiaro, pesce, dal traino del pesce e dal peso del piombo. È chiaro che un piombo da 150 grammi, se viene tirato da un pescetto da 80 grammi, 100 grammi, non lo smuove quasi per niente, però si vede sempre la mossa del cimino, si vede comunque. E mentre per pesci più grossi, tipo queste per la pesca alle orate, per esempio, un'orata mezzo chilo, da un chilo, due chili, quella che è, se lo porta via come niente, non c'è problema. Poi facciamo per il terminale, per un trave fatto un fast doppio, noi facciamo dei joint fatti una certa maniera, joint che difficilmente fanno ingarbugliare il terminale, sempre fai da te, eh? Allora questo qui chiudiamo sempre il solito sistema, ci mettiamo una girellina, se riesco a prenderla sempre, perché dentro sta scatola, prendiamo questa, va. Inseriamo la girella, dopodiché stringiamo, riprendiamo le pinze a becco tondo. Oh, l'unica cosa che bisogna vedere è che questa piega sia allineata all'altra. Allora a questo punto, visto che non è allineata bene, un paio di pinze si può allineare a dovere. Pieghiamo, visto che è talmente corto, non ce la facciamo con le mani a stringerlo, prendiamo le pinze e lo stringiamo con le pinze. Ok? Noi abbiamo realizzato a questo punto, non troppo bene, però vediamo un po', raddrizziamo meglio, un joint da mettere sullo shock leader per la preparazione dei terminali, che adesso facciamo un terminale definitivo. Prendiamo una girella, ecco qua, bastano 4-5 giri e non di più. Sciogli, no, sciogli e tira nodo, tiriamo,
Ok? Cos'è sto filo qua? C'è un filo che... Ok? Sempre il solito sistema. Qua ci mettiamo. Mettiamo questo. Sempre un pezzettino di... Guarda te, quando devi fare le cose davanti, ecco qua. A questo punto andiamo a stringere sempre con la fiamma e abbiamo messo la girella come abbiamo fatto prima, no? Prendiamo una girellina di queste sempre. Una girellina. Inseriamo da un lato soltanto il filo. Prendiamo un'altra girella, tra mille girelle ce n'è una bucata, non bucata dico. Allora, adesso a questo punto mettiamo il filo nell'altro occhiello e abbiamo inserito questo joint è vicino. Adesso come lo blocchiamo da questa parte? Con semplici nodi. Si fa un nodo piano passato tre volte, due e tre volte. Ok? Ora, sempre col tiranodi, noi ce lo portiamo vicino, solo con questo sistema riusciamo a portarlo vicino al joint. Chiudiamo il nodo. Visto? Questo nodo regge poi in fase di lancio. Questo anche col lancio pendolare. Certo, questo è un 0,70, sì. 0,80. Questo io ci faccio anche il lancio pendolare, non c'è problema. Ora, mettiamo il secondo joint. Lasciamo circa 30 cm per farlo. Sempre nodo piano, passato tre volte. Tiriamo. Abbiamo fatto un piccolo nodo. Oh, attenzione, questo lavoro si può fare anche con i terminali incollati, anziché il nodo fare i terminali incollati, va bene? Allora, sempre un'altra... Pensavo si indebolisse il filo. Con che cosa? A fare un nodo? No, assolutamente no. Ora, che cosa abbiamo bisogno? Qui o ci mettiamo una girella semplice, ma noi, visto che siamo bravi nel fai da te, ci facciamo un piccolo joint con la mezzaluna, va bene? Occhiello sempre, si stringe in maniera che chiude bene. Qui ci facciamo, mettiamo una girellina, ecco, stavolta l'ho presa, mettiamo una girellina. A questo punto facciamo l'altro occhiello, ok? Stringiamo sempre col solito sistema della pinza mezza tonda. Andiamo a vedere, vedo che non è allineato, allora a questo punto io non faccio altro che ruotare e lo porto in linea con l'altra parte, sempre con lo stesso sistema andiamo a stringere. Abbiamo fatto un secondo joint. Ecco qui. Solito sistema. Inseriamo l'altro capo dentro e abbiamo inserito anche questo joint. Vedete come gira? Dice, ma se metto la girella sola non è uguale? No, no, perché così noi aumentiamo anche la possibilità del vincolo che c'è, perciò rimane più
essendo la girella più esterna, praticamente porta un peso all'esterno maggiore e gira di più. Ecco qua. Adesso rifacciamo gli stessi nodi e riportiamo il filo . Ripetiamo di nuovo, perché poi alla fine sono sempre le solite cose. Facciamo un fastec. Se uno se li fa da solo, non costano niente. Invece andarli a comprare, una bustina 3, 4 euro, 5 euro. Guardate quanto è semplice. Si fa così, si piega qui e si taglia. Si stringe l'occhiello e si stringe la parte che mantiene il piombo. Ok? Anche qui metteremo sempre un tubetto per chiudere il fast, che è una sicurezza in più. Già così è difficile che esce il piombo, però mettendo il tubetto è una sicurezza in più. Ecco, un po' di giri, inseriamo dentro. Ecco qua. A questo punto abbiamo fatto l'attacco piombo. Mettiamo qua. Ora me lo allunghi un attimo. No, questo. Allunghi, prendo la misura, mica per niente. Allora, uno fino al joint qua. Due, ok, grazie. Facciamo due finali uguali. Ok? Due finali uguali. Scusate. Ecco qua. Due finali uguali. Uno di questi ci mettiamo un amo. Mettiamo un amo qualsiasi. Ok? Questo circa 10 cm di bavetta. Trecina. Ok? Questo perché? Perché anche il granchius, dei granchi riescono a tagliarlo, però ha una resistenza maggiore anche allo sfregamento e cose varie. In più, essendo questo che lo metteremo alla parte superiore del terminale, ci metteremo un galleggiante del fai da te fatto con il tubetto della televisione, del cavo della televisione, dell'antenna, quello interno, che toglieremo il rame di volo e toglieremo la calza che c'è intorno. In questo caso questo è un galleggiantino che andrà a incastrare su questo nodo qua. Ecco qua. Ok? Ora la parte superiore, che è questa, noi non faremo altro che raddoppiare sempre, visto che la girella gira, abbiamo la facoltà di farci anche una trecina qua, ok? Vedete? La trecina quanti nodi fai? Sei, tre. Due nodi. Due nodi. Anche della treccia non mi fido, perché tu veramente pulisci il filo. No. Tranquillo che non è che lo indebolisce, ma lo rafforza. Tranquillo per questo. Ok? Allora ne facciamo un pezzettino di trecina, perché rimanendo leggermente più rigido qua sopra, scarica le torsioni, non si avviluppa tanto alla parte superiore. Ok? E qui abbiamo fatto, qui mi prendo dappertutto oggi con l'amo. Abbiamo messo un amo di qua, adesso mettiamo l'amo da quest'altra parte. Mettiamo l'amo da quest'altra parte.
prima però lo voglio anche qui la solita treccina, ok? La vecchiaia, caro mio, è galoppa, eh? Tempo passa. La vista è in casino. Va bene. Ora ci mettiamo l'amo nella parte terminale del filo. Ok? Allora, con questo fatto, che cosa abbiamo realizzato noi? Abbiamo realizzato un trave che serve per la pesca generica. In che senso? Che con il terminale che sta in basso possiamo pescare di tutto, mormore, orate, un po' di tutto. Con questo che sta in alto peschiamo pesci di superficie. Ok? Aguglie, possiamo prendere occhiate, sugheri, tutte queste cose qua. In più, con questo è anche più possibilità di prendere una spigola, oltre che la prendi anche sotto la spigola. Va bene? Ecco qui come funziona. Ora, questo terminale di sotto, se io evito quello sopra, su questo terminale di sotto, per fare lunga distanza, tolgo questo di sopra e pesco con un finale solo. Allora a questo punto ci metto un bite clip che io mi preparo. Mettiamo un bite clip piccolino. Ok? Su questo bite clip ci inseriamo un tubetto elettrico, lo vendono i fornitori elettrici, sono spiraline per quadri elettrici, ok? La tagliamo, lo inseriamo qua dentro, e basta ruotarlo che è entrato dentro, e la stessa cosa la facciamo qua, apriamo l'inizio che andremo a farla entrare adesso, perché ci vuole il terminale che sia messo teso, attenzione, però cercherò di farla entrare lo stesso ugualmente. Ecco, basta che io ruoto, questo sta fuoriuscendo, è vero, però è entrato dentro, ecco qua, è entrato nel filo, ok? Questo lo posso fare col terminale già fatto, eh? C'è bisogno, metto un bite clip prima. Allora, eliminando quello di sopra, metterò l'esca con l'amo nel bite clip, ecco qua, e avrò un terminale solidale al trave. Nel momento in cui questo va a cadere per terra, si allenta e si sgancia. Quello regge in fase di lancio? Scorre? Deve scorrere. L'importante, no. L'importante è che lui si sgancia solo quando gli tocca l'acqua, l'importante è che venga messo bene e quando uno lancia che sia progressivo, non lo faccia allentare, sì. Cioè questo deve stare in tiro. Questo è per lei. Allora, in definitiva noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato... Userò un bidone per il disborso. Bene. Abbiamo realizzato con il fai da te un terminale completo, soltanto il filo non è del fai da te, per il resto è tutto fatto con il fai da te. Bene, ora realizziamo anche possiamo fare altri joint differenti da quello di prima, ne possiamo fare quanti ne vogliamo.
realizziamo un altro joint divergente, leggermente divergente, dove abbiamo fatto l'occhiello, ora lo tagliamo a circa 4 cm, 3-4 cm, d'accordo? Inseriamo una piccola girella, ma guarda della miseria, non riesco più a prendere la girella, perché mi sono tagliato le unghie, allora non la prendo più. Qua si sente tutto quello che dico. Allora, inseriamo questa piccola girella qua, telecamera, eccola qui, che adesso fa la ripresa. Sempre il solito procedimento. Facciamo un altro occhiello da questa parte, che andiamo a chiudere. Ok? Ora che cosa facciamo? Guardiamo sempre se è allineato a quanto pare. Lasciamo leggermente più lungo la parte sinistra, perché noi facendola girare intorno alla pinza deve andare a combaciare con l'altro occhiello, ok? Stringiamo e la girella diventa prigioniera in questo punto. Ho dimenticato una pinza particolare, però cercherò di farlo lo stesso con questa. Cercherò di farlo lo stesso con questa. Ecco. Devo raddrizzare un pochino gli occhielli, ma insomma, bene o male è venuto bene. Un po' di perdita di tempo, ma il fai da te è fatto per perdere tempo alla sera prima di andare a letto, il tempo libero, esatto, il tempo libero, tutte queste cose qua. Vediamo un po', adesso ci mettiamo un termo restringente, lo tagliamo quanto basta per bloccare la girellina, ok? Lo inseriamo dentro, ecco qui. A questo punto lo stringiamo con il fuoco, eccolo qua, no, sta qua. Abbiamo realizzato un fai da te divergente, che anche questo con girella perlina, al centro ci possono andare anche due perline, perché quella al centro, sì. No, anche tre, due, tre, quello che basta per farlo. Vedete, questo qui lavora divergente. Questo si può mettere sia sul trave qui, sia sul travetto questo qua. Ok? Poi ci vorrebbe del filo più sottile che non ho. Comunque col fai da te, con questo acciaio uno può fare tutto quello che vuole, può fare dal travetto a bite clip, sono tante cose che si può inventare pure, tra l'altro. Tutto sta a trovare questa barrettina d'acciaio. Se vuoi te le posso spedire io, se mi lasci l'indirizzo te le spedisco. Queste vengono, sono barrette di un metro, vengono 50 centesimi l'una. Mi dici quante ne vuoi, io te le spedisco. Vista la spesa, per lo meno, non lo so, una decina di barrette. 10 barrette sono 5 euro. 5 euro? Sì. Io le posso lasciare anche soldi. Di dove sei? Volterra. Mi lasci l'indirizzo, te le spedisco. 10, ti conviene prenderne 20. Sì, uguale. 20 barrette, te le mando, non c'è problema. Te le mando. Ok? Poi cominciamo a parlare anche un pochino per quanto riguarda
le tecniche di lancio stamattina, sono tecniche di assetti e movimento. Tu a che livello sei con il lancio? Ma io eseguo un ground imparato da me. Hai imparato, imparato da me, quindi con difetti per discorsi. Sì. Adesso me lo fai vedere in maniera che io vedo il difetto che hai, te lo correggo. Ok, se c'è qualche questa è tutta roba tua, cioè, rispetto della... Facciamo una cosa, andiamo se lo do per lo meno non mi ci fa male. Esatto. Bravo. Mi testo poi tanto lo sdoglio a casa in qualche modo. Sì, ma, sì, sì. Ciao Fabio, dopo. Questo puoi fare anche col filo del 50, non sì, è sì, che... No, io uso in genere uso 50 e 60. Sì, in genere sono 60 meno. Ancora meglio. Tanto il pesce non vede il filo, non dà retta. Se conosceva il filo non mangiava. No, infatti.